Una puntata di Polifemo improntata sul confronto con alcuni dei candidati sindaco. Una presenza gradita, quella di Francesco Rizzo, segretario provinciale, anzi coordinatore provinciale dell'USB Taranto, che dal suo osservatorio privilegiato riguardante l'ambiente, riguardante l'occupazione, formulerà delle domande relative a quello che sarà la nuova amministrazione. Allora Rizzo, qual è la domanda che più la stuzzica? Poi, questa è un'anteprima, poi ci divertiremo a sentire di tutto di più. Un tema che preannuncia Il rapporto, il rapporto sulle relazioni sindacali e la questione Ilva, chiaramente, una questione... Quindi non perdetevi Franco Rizzo, che metterà del sale e del pepe nei vari interventi. E allora, primo ospite Francesco Nevoli, l'avvocato Francesco Nevoli, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Tante le priorità, questione ambientale. Questione ambientale, la riassumo in davvero pochissime battute. Chiusura delle fonti inquinanti, riconversione economica, contaminazione, avvalendoci della forza lavoro attualmente in forza allo stabilimento. Ovviamente il riferimento è allo stabilimento Ilva, ma anche a tutte le altre fonti inquinanti che impattano sul nostro territorio. L'avvocato Nevoli, candidato del Movimento 5 Stelle, abbiamo il dottor Massimo Brandimarte, candidato della lista Massimo Brandimarte sindaco, nonché di SDS. Lei ha puntato molto anche in campagna elettorale, in questo periodo diciamo antecedente all'ultimo mese, sulla cultura, ecco, sullo sfruttamento del patrimonio culturale, la difesa delle nostre risorse culturali. Noi diciamo meno produzione di acciaio e più produzione di cultura, perché la cultura rende liberi e vogliamo che tutti siamo liberi. La cultura unisce, ma non ci limitiamo alla cultura. La cultura poi è qualcosa che va a 360 gradi e riguarda tutto. Siamo a favore essenzialmente dello sviluppo della cultura di base. A me piace in modo particolare la scuola primaria e la scuola secondaria, perché è di là che partono le nuove generazioni e vogliamo una cultura che si diffonda dovunque e cresca come una marea. Dottor Luigi Romandini, candidato con lista Luigi Romandini sindaco, lista Taranto Sorridi con Luigi Romandini, Taranto da amare con Luigi Romandini. Tante innovazioni, tante idee, io dico creative, ecco, le più significative. Ci sono, innanzitutto anche noi siamo, perché non venga perso nessun posto di lavoro di quelli che già ci sono, ovviamente fermando le fonti inquinanti. Poi presentiamo tanti progetti già confezionati, già con l'indicazione delle fonti di finanziamento che saranno europee o con i progetti di finanza e che saranno affidati nel rispetto ovviamente della normativa vigente alle imprese, alcune delle quali si sono già dimostrate interessate a queste proposte e creeranno tantissimo lavoro nuovo che sicuramente ci porterà splendore a far tornare Taranto quella che è stata in passato. Nella prima parte era presente anche Piero Bitetti, a capo candidato sindaco di 8 liste, ci ha lasciato per impegni di campagna elettorale. Manderemo in onda proprio come anteprima una pillola, una piccola tranche di un suo intervento relativo alla questione ambientale di Taranto. Ilva rappresenta Taranto. Sappiamo che è anche una città, oltre a essere molto bella, e per me è una delle città più belle del mondo, Taranto è anche una città affamata, dove i dati sulla disoccupazione sono spaventosi, dove la maggior parte delle famiglie tarantine è una triste realtà, non è che non arriva più a fine mese, non lo comincia proprio il mese. Abbiamo bisogno di coniugare ambiente e occupazione. E arrivo alla questione ambientale. Per quanto mi riguarda, ma l'abbiamo indicato nel programma, quindi non mi devo inventare nulla, Ilva deve necessariamente rispettare l'AIA in tempi certi. Questo significa la copertura dei parchi minerari. E allora non resta che mettervi e metterci comodi in poltrona, canale 93 del digitale terrestre, Viva la Puglia Channel, visibile in Puglia e in parte della Basilicata, nonché
su Viva l'Italia Channel, canale 879 della piattaforma Sky, visibile in tutta Italia, tutta Europa, Nord Africa, paesi arabi. Venerdì, come al solito, Polifemo alle ore 21, sabato in replica alle ore 15. È tutto per questa anteprima. Polifemo, l'informazione libera della città. Buona visione.